Nel Tempio della Velocità di Monza, appuntamento conclusivo del campionato italiano Formula ACXI Abarth e della Formula Abarth European Series. Sono stati emessi tutti i verdetti stagionali con Nicolas Costa, brasiliano del team Euronova Racing, che si è laureato campione sia nella serie continentale che in quella propedeutica. Titolo rookie invece per l'uruguaggio Santiago Urrutia, che ha chiuso il weekend monzese con una vittoria e due podi. L'ultimo appuntamento stagionale parte con Santiago Urrutia in pole position per la prima gara, dove è la pista bagnata a farla da padrona. Allo start l'uruguaggio di BVM riesce a rimanere davanti a tutti, mentre Luca Ghiotto, che lo affiancava in prima fila, perde numerose posizioni, anche a causa di un setup della sua monoposto da asciutto. Dietro all'uruguaggio si infilano quindi Nicolas Costa, Emanuele Zonzini e Kevin Jörg. Alla seconda curva di Lesmo, Bruno Bonifacio e Gregor Ramsey, vincitore dell'ultima gara di Vallelunga, entrano in contatto. Lo scozzese di Jenser Motorsport riesce a riprendere la pista, ma sarà costretto al ritiro ai box, mentre il brasiliano di Prema dice addio ai sogni di campionato, finendo la propria gara contro il guardrail. L'intervento della safety car per la rimozione della monoposto del brasiliano è inevitabile, ma prima Zonzini riesce a mettersi davanti al suo compagno di team Costa, in seconda posizione. Al quarto giro cambia ancora la situazione campionato, con Luca Ghiotto in lotta con Costa per la classifica finale, che passa al brasiliano all'uscita della prima variante e si lancia all'inseguimento dei primi. Nel giro successivo il vicentino si sbarazza anche di Kevin Jörg, portandosi in quarta posizione, dietro ad Urrutia, Zonzini e Giovinazzi. Al nono giro il leader della gara Urrutia rovina tutto andando larghissimo alla seconda curva di Lesmo. L'uruguagio riesce a rientrare in pista dietro a Ghiotto, che ora è terzo. Ad un giro dal termine Giovinazzi attacca il sammarinese Zonzini all'uscita della variante della Roggia e riesce ad infilarlo e a portarsi al comando. Così è il pilota di Martina Franca a conquistare la sua prima vittoria alla prima gara in Formula Abarth, davanti a Zonzini e Luca Ghiotto, che si porta ad un solo punto di distacco da Nicolas Costa, giunto sesto al traguardo. Sì, effettivamente ieri le qualifiche non sono andate molto bene perché al secondo giro di crono mi sono girato all'ultima curva, quindi qualifica 1 buttata, dovevo partire ultimo, qualifica 2 quinto, non male. Stamattina il meteo è cambiato, si è passata la pioggia, sapevo che potevo far bene perché mercoledì ero andato abbastanza bene. Sono partito l'ultimo, ho fatto una gara di attesa, diciamo, perché sapevo che era molto lunga, ma onestamente non mi aspettavo di vincere la gara e sono molto contento. Ringrazio la BVM e il mio sponsor KFC. In gara 2 la sprint race da 15 minuti più un giro è Nicolas Costa a scattare dalla pole position, ma la partenza avviene in regime di safety car dopo l'abbondante ed incessante pioggia caduto sul circuito Brianzolo. Alla partenza lanciata Costa mantiene la prima posizione davanti a Urrutia, Jörg e Ghiotto, ma il vicentino di Prema viene passato da Giovinazzi alla parabolica con un sorpasso da antologia. Il pugliese di BVM è scatenato e al terzo giro passa anche Kevin Jörg, portandosi in terza posizione. Davanti a lui si accende la lotta per la vittoria con Nicolas Costa e Santiago Urrutia a battagliare. Il pilota uruguagio tenta di passare alla variante Ascari, ma deve rimandare tutto alla parabolica, quando riesce a mettersi davanti al brasiliano, che però non ci sta e ripassa in rettilineo. Quando Costa sembra avere la meglio, Urrutia lo infila all'ingresso della prima variante con una staccata al limite, ad approfittarne Giovinazzi, che si porta in seconda posizione. La vita non è facile per Nicolas Costa, che si trova in bagarre con il suo diretto avversario in campionato, Luca Ghiotto. Prima il vicentino perde una posizione nei confronti di Kevin Jörg, poi riesce a passarlo alla parabolica. Alla prima variante il brasiliano di Euronova è lungo, ma Ghiotto non riesce a passare. L'attacco del pilota di Prema non si fa attendere e alla Roggia tenta di passare Costa, che lo spinge sull'erba con una manovra al limite. Passa anche Kevin Jörg, che però non resiste nel giro successivo all'attacco di Luca Ghiotto. A due giri dal termine, Ghiotto finisce larghissimo in parabolica, rientrando in pista con la settima posizione, ma alla fine riesce a superare Michele Beretta e Giorgio Roda e a riconquistare la quinta posizione e a non staccarsi dalle leader del campionato Costa. Sul traguardo Urrutia conquista la sua terza vittoria stagionale, mentre la doppietta di BVM è completata dallo straordinario Antonio Giovinazzi. Terza piazza per Nicolas Costa, per Urrutia arriva anche la matematica certezza del titolo riservato agli esordienti. Sì, veramente sono molto contento perché è stato un anno bellissimo, certo che ancora manca una gara e dobbiamo dare il massimo. Sono un po' dispiaciuto per la gara di prima, che ho fatto un errore e non siamo riusciti a fare la doppietta con VVM, però io sono ancora molto giovane, quindi serve esperienza per me
Questa gara all'inizio è stata dura perché Nicolas era forte, era difficile passarlo nell'acqua, però sono molto contento di vincere. Solo una gara al termine del campionato e i giochi per la serie continentale e quella tricolore sono ancora tutti aperti. Luca Ghiotto parte dalla pole position mentre Nicolas Costa è quarto. Solo 4 i punti che dividono i due piloti nella serie europea e ancora più risicato il vantaggio del brasiliano nella serie tricolore. Alla prima variante, Urrutia riesce a prendere la prima posizione ai danni di Luca Ghiotto e anche il brasiliano di Euronova Nicolas Costa riesce a passare il vicentino, chiudendo virtualmente tutti i giochi in campionato. Ghiotto viene tamponato da Kevin Jörg che danneggia il crash box della Tatus del pilota Prema, ma non gli toglie posizioni. Ghiotto riesce a passare Costa portandosi in seconda posizione. Il brasiliano viene superato anche da Kevin Jörg e alla variante della Roggia e Bonifacio che infila Costa. Jörg però non lascia spazio al pilota verde-oro e il contatto tra i due è inevitabile con il Prema Power Team che perde anche il suo secondo alfiere. Costa è così terzo, ma la parabolica commette un gravissimo errore, finendo nella sabbia e rientrando in pista in 11ª posizione. Ora è Ghiotto ad essere leader virtuale della classifica, ma il brasiliano non ci sta ed inizia una rimonta spettacolare. Nel frattempo, Giovinazzi arriva alle spalle di Ghiotto e nel giro di una tornata riesce a passarlo e a portarsi in seconda posizione, dietro al suo compagno di team Urrutia. Santiago Urrutia e Antonio Giovinazzi iniziano un duello che tiene tutti con il fiato sospeso, regalando spettacolo ed emozioni a non finire. I sorpassi non si contano con Giovinazzi che passa una prima volta nel corso dell'ottava tornata e Urrutia che torna davanti subito dopo. La storia si ripete al decimo giro con Urrutia che torna leader davanti al pugliese e Ghiotto che attende. Alla variante Ascari è l'uruguagio a passare in testa, ma la parabolica è di nuovo Giovinazzi primo. Ghiotto ne approfitta la prima variante e passa in testa la corsa, ma la variante Ascari è Urrutia il primo a passare davanti all'altro alfiere di BVM e a Ghiotto. Il giro successivo vede un lieve contatto tra i due compagni di squadra con Ghiotto che passa a Giovinazzi nel giro successivo. L'ultimo giro regala ancora emozioni con Santiago Urrutia che finisce in testa a coda alla variante Ascari e con Ghiotto che sfila per primo. La gara sembra finita ma Giovinazzi con un ultimo colpo d'acceleratore riesce a mettersi davanti al vicentino all'uscita della parabolica e a trionfare con 45 millesimi di vantaggio su Ghiotto. Nicolas Costa è terzo e conquista entrambi i titoli avendo centrato anche il giro più veloce in gara. Sul podio di Monza però non sale Luca Ghiotto, escluso dalla gara per una decisione dei commissari sportivi e trasparente ai fini della classifica fino alla decisione del Tribunale Nazionale d'Appello. Quindi dietro a Giovinazzi in classifica arrivano Nicolas Costa e Santiago Urrutia, che sul podio di Monza festeggiano i titoli conquistati. No, sicuramente non lo dimenticherò, è partito tutto come un test da fare per vedere in che situazione eravamo qui in Europa. Non mi aspettavo neanche io su 3 gare, 3 podi, l'ultima gara è stata... Volevo fare una gara sull'asciutto perché ieri sono state 2 bellissime gare ma sul bagnato. Volevo riconfermarmi oggi sull'asciutto, ce l'ho fatto, ho fatto una bellissima gara con Santiago e Ghiotto. L'ultimo giro è stato molto sofferto perché Santiago voleva resistere all'interno come è giusto, io sono andato un finino largo, è passato Ghiotto con Santiago si sono toccati, però all'ultima curva sono riuscito a fare veramente una bellissima manovra sui confronti di Ghiotto e sono riuscito a vincere la gara. È stato un anno abbastanza difficile per me a livello di non sapevo se facevo tutta la stagione, ogni gara venivo per fare ogni gara. La gara prossima non sapevo sinceramente se facevo o no, sapevo che il campionato era abbastanza competitivo, però arrivare all'ultima gara con 4 punti di stacco solo è abbastanza vicino, penso che anche di più di quello che pensavo. Ho fatto un sbaglio proprio da rookie in questa gara, penso nel corso del secondo giro che sono andato su sabbia alla parabolica, e lì sinceramente pensavo che le mie chance di campionato avevano finite. Però sono riuscito a fare una buona rimonta. E quando mi hanno detto che avevo vinto io, sinceramente piangevo come un bambino, non ci credeva. Per me da tanti anni è stato un sogno proprio da correre in Europa, da partecipare, da essere competitivo in Europa, da essere campione adesso. E qua, anche per un punto solo, è veramente una cosa che non ho parole da dire, io vado a ricordare tutta la mia vita. Devo ringraziare tanto la squadra che ha fatto un lavoro
buonissimo tutto l'anno, anche con tutte le difficoltà che hanno avuto noi. Adesso devo celebrare con loro, con la mia famiglia, con tutti che mi hanno dato una mano. Adesso sono la persona più felice del mondo. Sì, è stata una gara durissima, soprattutto l'ultimo giro quando mi sono toccato con Antonio, sono andato fuori, ho rotto la sospensione. Dopo non sono riuscito a tenere la macchina, mi sono girato, però almeno sono riuscito a arrivare alla fine. Veramente VWM questo weekend è stato forte, mi ha dato una bella macchina, adesso tutta la stagione, quindi sono molto contento.